avuto i suoi 2 minuti di gloria. Polemiche e proteste. Il secondo giorno di lavori per la demolizione di Palazzo Sirena è segnato dal carteggio tra il comune di Francavilla al Mare e la soprintendenza di Chieti e dalle manifestazioni lungo il perimetro del cantiere dove si lavora giorno e notte. Il sindaco Luciani ieri ha ricevuto una PEC da Chieti su sollecitazione dei consiglieri di opposizione Mantini e Di Renzo, che lo invita a sospendere i lavori di demolizione, mentre questa mattina è stato affrontato in piazza Sirena da alcune persone che lo hanno accusato di una scarsa informazione alla cittadina rispetto all'inizio dei lavori di abbattimento del palazzo. Contemporaneamente, dall'altro lato della piazza Sirena, il comitato Risorgi Sirena dibatteva su come poter fermare le ruspe che stanno progressivamente portando a terra il manufatto che risale al 1947, nell'immediato dopoguerra. Luciani bolla come folklore le proteste di persone e dice che nulla hanno a che fare con la città di Francavilla, in cerca solo di un minuto di notorietà. Invece, sulla lettera della soprintendenza di Chieti, il primo cittadino sceglie la linea soft, non volendo polemizzare direttamente con il soprintendente appena insediatosi. Però è chiaro che se un soprintendente si vede piombare nel suo ufficio 2 consiglieri comunali e ancora sa se sono di maggioranza, di minoranza, chi sono, entrambi avvocati, e parlo degli avvocati Mantini e Di Renzo, che ieri mattina si sono premurati di andare a rappresentare una loro versione, una loro realtà completamente scollegata dalla verità dei fatti, è chiaro che lei ha scritto una lettera chiedendomi di soprassedere per qualche giorno. Ieri gli ho risposto, ho pubblicato la mia risposta su Facebook spiegandole che questa questione ormai è in giro a Francavilla da 6 anni. Nel comitato Risorgi Sirena c'è amarezza per i 4 anni di lavoro vanificati dalle ruspe. Quello di oggi voleva essere un dibattito con il palazzo ancora integro alle spalle, invece non è stato così. Diciamo che la popolazione di Francavilla è rimasta un po' dietro, anche perché non tutta la popolazione di Francavilla è legata a internet e molte persone non sanno nemmeno che l'edificio è in corso di demolizione. Però è importante rilevare la mole di lavoro che è stato fatto, il sacrificio materiale e immateriale che è stato dedicato da tutti i componenti del comitato, riunioni, lavoro, era proprio un secondo lavoro per tutti noi e siamo particolarmente orgogliosi di averlo fatto. Siamo certi che c'è un motivo per cui questa data del 23 agosto non ci sia più l'edificio. Sul versante politico in arrivo un'interpellanza in Parlamento a firma del deputato di MDP Gianni Melilla per chiedere lumi rispetto alla procedura aperta dalla soprintendenza per il vincolo antropologico, sul quale l'ente però non si è espresso nei tempi previsti. Di Renzo, consigliere di minoranza, attacca Luciani parlando di un atto pari a quello nazista del 43, quando Francavilla fu rasa al suolo dai cacciabombardieri. Allora, questo è un atto di barbarie che ricorda quello nazista del 43, quando fu rasa al suolo la città e Palazzo Sirena. Il palazzo fu ricostruito nel 47, fu il primo edificio pubblico e credo che rappresenti per tutti i francavillesi un aspetto identitario importante. Noi vorremmo tanto che la sovrintendenza e le autorità competenti si muovessero, anche se la demolizione è in corso, per bloccarla fino alla fine.